Ciao belle gente, benvenuti nel mio canale. Oggi parliamo dei prodotti che non sono testati su animali. Questo argomento me l'hanno chiesto diverse persone, sia sulla rete sia amici che mi hanno chiesto: ma conosci delle case cosmetiche o dei prodotti che non sono testati su animali, ma soprattutto che hanno qualità-prezzo? Il problema è che ci sono tantissime case che dicono che hanno prodotti vegani. Sì, vegani significa che non hanno usato prodotti derivati da animali, ma purtroppo sono testati su animali, quindi ci sono delle contraddizioni. Fare un giretto oggi a Valencia, sono andata a Druni perché ho portato la mia bimba dal veterinario, povera che non sta bene, e quindi ho approfittato, sono andata a fare un giretto a Druni. Dunque, in questo video vi faccio vedere che ci sono tantissimi, tantissime case cosmetiche, davvero tantissime, c'è dei prodotti che sono veramente buoni senza testarli su queste povere creature. Per la gente, spero che vi iscrivete al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità e soprattutto sostenete il mio lavoro. Bella gente, vi lascio al video, spero che vi piace e mi raccomando, aspettate fino al fine video perché vi darò una sorpresa, anzi una curiosità molto interessante per le ragazze ricce come me. Come vedete, cioè i capelli veramente belli, vi darò il segreto fine video. Come vi ho detto, ci sono dei prodotti che sono vegani al 100%, ma sono testati su animali. C'è questa marca Acane che ha dei prezzi un po' più elevati, non la conosco, una marca francese. Ha tanti certificati e tra cui che non testano su animali, non la conosco, la scoprirò per voi. E ovviamente Kiko Organic Shop e soprattutto Garnier no testa su animali, ha dei prodotti veramente molto validi. Chi è di noi che non ha provato Garnier? E soprattutto di ottimo prezzo. E arriviamo a 20 Under 20, che è una casa cosmetica per giovani, veramente veramente economica. Io non l'ho mai provata. E adesso arriviamo alla mia adorata Revolution, che sta facendo dei cambi pazzeschi sui loro prodotti. Hanno prodotti veramente molto validi, ampia gamma c'è di tutto e di più. E soprattutto nel reparto make up, ovviamente anche il make up è cruelty free e quindi pazza gioia, io adoro i prodotti di Revolution. Arriviamo all'Essence e Catrice, che non sono testati su animali, anche se non sono scritti, ma sono andata a vedere sui due siti, sì che non sono testati su animali. Arriviamo a questa marca che si chiama Rude. Mi ha stupito, veramente economica e non sono testati su animali. E poi abbiamo la linea cosmetica di Coconut, un prezzo leggermente più alto, però veramente una gamma abbastanza interessante. Abbiamo anche la Vera e l'Irene, che sono veramente buoni. Questa casa ha questo certificato che salvaguardare l'ambiente, però non riesco a trovare se è cruelty free o no. Poi abbiamo questa marca qua che si chiama Alma Secret, che è leggermente più cara. Cali la mia bimba, sdraiate che mi aspetta, lei si annoia. E quindi andiamo su Naobai, una casa cosmetica che è veramente validissima e prezzi molto economici. Non la uso più perché non producono più la linea pelle mista che io adoravo, veramente ne vale la pena, economica ma valida. Vi porto Kouoshi, spero di averla pronunciata bene, una linea che è veramente ottima. Io ne ho provati 3 o 4, anche 5 prodotti, lo conosco già da quasi 10 anni. Veramente veramente ne vale la pena, mi stupisce ogni volta che la prendo, veramente buona buona qualità e prezzo ottimissimo. Natura, che è ovviamente cruelty free. E Evline, questa marca non la conosco. Ma la prossima crema, il prossimo trattamento lo prendo da questo, l'ho già segnate. E poi Le Biume,
Questa maschera alle rose, ottima da provare anche questa qua. E rimmel che ha fatto la linea cruelty free. Invece c'è questa marca qua che si chiama Hypoallergenic. Prezzi più o meno gli stessi prezzi di L'Oreal, però per la pelle sensibile, per le persone allergiche. E poi arriviamo a Tabai Baloe, spero pronunciarla bene. Il prezzo è veramente molto economico. Anche questa qua la devo provare. E poi sapete che sono andata a fare un giretto a Primark. C'è questa linea qua di Primark economica e vegana, non è testata su animali, che ne vale proprio la pena di provare. Spero che vi sia piaciuto questo video. Questa volta vi ho portato dei prodotti che sono economici. La prossima volta vi parlerò di cosmetica di lusso, quali sono le case cosmetiche che non testano su animali. Adesso, ragazze, vi darò il segreto per avere i capelli. Io l'ho lavati. Oggi è martedì, il video uscirà mercoledì. I capelli l'ho lavati il venerdì, quindi venerdì, sabato, domenica, il lunedì e oggi martedì. Ok? Guardate che bei capelli che ho. Sono veramente splendidi. Il segreto lo trovate nel video che vi lascerò scritto sotto, anzi nell'ultimo video che ho pubblicato. Ho fatto un trattamento per i capelli che si chiama idratazione, anzi bagno di idratazione per i capelli secchi, danneggiati e ricci, che li idrata tantissimo, lascia un riccio meraviglioso. Ma un altro trattamento fantastico è quello di mischiare il gel di semilino con aceto di mela. Io farò un video corto così vi faccio vedere quello che ho fatto. L'aceto di mela li rende forte, cioè rende il capello, o il pelo, lo rende fortissimo e quindi rigenera i capelli in una maniera pazzesca. Quindi una volta ogni 10 giorni, una volta ogni 15 giorni, non è un trattamento che si fa a ogni lavaggio. Gel di semi di lino e aceto di mela fa i miracoli, ragazze e ragazze. Comunque, bella gente, spero che vi sono stata utile. Vi raccomando, se vi piace questo video, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e così mi sostenete. Bella gente, seguitemi su Instagram e Facebook che cerco di fare ogni giorno, mettere delle informazioni interessanti. Bella gente, alla prossima! Ciao a tutti e al prossimo video, aspettatemi domenica alle 12. Ciao a tutti!